A seguito di una pianificata attività di ispezione e verifica, operata congiuntamente dal personale militare della Capitaneria di Porto di Crotone e dal personale della divisione amministrativa, PASI della Questura di Crotone, presso una località ricadente nel comune di Rocca di Neto, veniva accertata l'esistenza di un cantiere nautico totalmente abusivo. All'atto del controllo, il predetto cantiere risultava sprovvisto di qualsivoglia autorizzazione ambientale ed amministrativa, nonché veniva rilevata la gestione illecita dei rifiuti ivi prodotti. All'interno dell'area venivano rinvenuti rifiuti speciali pericolosi e non in stato di abbandono, a diretto contatto col suolo, in un territorio ricadente fra le zone di protezione speciale previste dalla rete Natura 2000 della direttiva Habitat comunitaria. Per quanto sopra si procedeva al deferimento all'autorità giudiziaria competente del proprietario del terreno e del titolare del cantiere nautico, procedendo al contempo alla chiusura delle attività illecitamente realizzate e ponendo sotto sequestro l'intera area di circa 4.800 metri quadrati, in aggiunta a quanto sopra veniva effettuata la segnalazione all'ufficio competente dell'Ispettorato del Lavoro per la presenza di due dipendenti non regolarmente assunti e per il mancato rispetto della normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro. A carico dei proprietari dell'unità da diporto oggetto di lavorazione sono state comminate sanzioni amministrative da 102 € per ciascun mezzo per aver effettuato le manutenzioni presso un soggetto sprovvisto dal titolo abilitativo previsto dalla legge. Nel corso di un'ulteriore attività accertativa, invece, nel comune di Crotone, presso un cantiere nautico, si procedeva al deferimento all'autorità giudiziaria competente del titolare dell'impresa, il quale svolgeva detta attività senza le previste autorizzazioni ambientali, allo scarico delle acque reflue industriali e dalle emissioni in atmosfera.